Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Vertice dell'UE, via libera alla piano Juncker, mafia capitale, sequestrato il patrimonio dell'imprenditore Guarnera, Australia, 8 bambini uccisi a coltellate. Via libera dell'UE al piano del presidente della Commissione Juncker da 315 miliardi di euro che combinerà denaro pubblico e privato per rilanciare gli investimenti e far riprendere la crescita economica. Il piano è un buon primo passo, dice il premier Matteo Renzi, che sulle conclusioni del vertice dell'UE afferma: per la prima volta si parla di flessibilità, un piccolo passo per l'Italia ma un grande passo per l'Europa. Sequestrato dalla Guardia di Finanza nell'ambito dell'inchiesta su mafia capitale un patrimonio da 100 milioni di euro attribuibile all'imprenditore Cristiano Guarnera. L'uomo arrestato il 2 dicembre assieme ad altre 36 persone, considerato dagli investigatori che hanno scoperto la cupola romana, parte integrante dell'organizzazione capeggiata da Massimo Carminati. Efferrato omicidio in Australia. 8 bambini di età compresa tra i 18 mesi e gli 8 anni sono stati uccisi e pugnalati all'interno di un'abitazione nella città settentrionale australiana di Cairns. Una donna di 34 anni, madre di almeno 7 delle piccole vittime, è stata ricoverata in ospedale con ferite da coltello, ma si trova in condizioni stabili e sta collaborando alle indagini. I guerriglieri Peshmerga hanno rotto l'assedio dello Stato Islamico in corso d'agosto sui monti Sinjar nel nord dell'Iraq, creando un corridoio per permettere a migliaia di yazidi di lasciare la zona. Si tratta della vittoria più grande contro i miliziani dell'IS dopo l'offensiva lanciata dai Peshmerga, aiutati nella loro azione di terra da 45 raid compiuti dalla coalizione internazionale a guida americana. Inverno ancora lontano dall'Italia per via dell'alta pressione che ci accompagnerà fino a Natale. Nel weekend però transiterà sul paese una debole perturbazione che porterà un lieve calo delle temperature. Il freddo, quello vero, arriverà solo a fine mese. La Juve batte per 3-1 il Cagliari alla Sant'Elia e si regala a buon Natale. Può pensare solo alla Supercoppa senza preoccuparsi più di tanto del campionato. In un San Paolo semideserto invece il Napoli liquida con facilità il Parma nel secondo anticipo del 16° turno di Serie A. Finisce 2-0.